senza abbassare la guardia, perché la prudenza, si sa, non è mai troppa, ma tenendo sempre in alto sul naso le mascherine, stiamo tornando piano piano alla normalità. E mentre arrivano tante e nuove ufficializzazioni di volle in mercato, iniziamo una nuova puntata di Omero, la compilation di volle femminile social con tutto il meglio o quasi della settimana, per qualche minuto di leggerezza. C'è chi esce sereno, nonostante il cielo questa settimana molto sereno non lo è. Chi rivede il mare dopo mesi di quarantena e ne approfitta per tornare ad allenarsi un po', come Veronica Angeloni della Bartoccini Forti Infissi Perugia. Chi invece rimane indeciso sul da farsi per l'euforia, come il suo fedele Valentino che non sa chi seguire. Si torna a giocare qualche partitella di volley e beach volley in famiglia, perché l'astinenza era tanta, ma forse occorre riallenare un attimo i riflessi sopiti. Va un po' meglio ad una coppia del volley made in Italy, come Linda Mangani e Giacomo Magnani, che per l'occasione posa le cuffie da commentatore per allenare la fidanzata e se stesso all'aperto. Mentre Alessia Orro cambia sport e si tiene in forma giocando a tennis. C'è chi si dedica al giardinaggio come Giulia Pisani, curando l'orto in giardino. Chi si rimette a gustare le cose buone della vita, di fuori delle quattro mura, mangiando differente come Marianna Ferrara. Chi continua a smaltire, ad allenarsi, pensando già alla prossima stagione, e chi invece riesce anche a laurearsi. Complimenti quindi alla neodottoressa Vittoria Prandi. Continuano le dirette e la programmazione su LWF Volley 24, con l'edizione straordinaria per la rielezione del presidente della Lega Volley Femminile, Mauro Fabris, e con il Mangiparty di Consuelo Mangifesta, insieme alla grandissima Manuela Leggeri, capitano della nazionale femminile campione del mondo ed allenatrice oggi di futuri talenti. Per concludere e darvi l'appuntamento, forse, alla prossima puntata, passiamo alle perle della settimana. Protagonisti gli splendidi gesti d'amore tra i figli di Martina Guigi e Senna Usic. È amore, non piange. Per passare ad una protagonista di Omer, come spesso accade, mitica Noemi Signorile, che insegna a Macchia un po' di cultura generale sulle parole di Renato Pozzetto. Se vuoi parlare, parla, ma non puoi dire le cose di cane. Devi imparare, devi studiare, devi prima conoscere te stesso. Allora, il cane è un quadrupede ed è l'amico dell'uomo. Dai, ripeti con me. È un quadrupede ed è l'amico dell'uomo. Niente, non hai voglia? Troppo facile? Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America. Fosse stato Frank Sinatra. Vedi che non lo sai, pistola! Cristoforo Colombo! E come si chiamavano le navi? La Nina, la Pinta e... la Santa? Santa Maria Capuavetere, o paese e padre. Vedi che non sai niente, che sei un ignorante. Pazienza. E chiudiamo con l'ottimismo e i preziosi consigli di Cindy Lifezzi. Parlare di cose belle e pensare a cose belle. Che succedono?